Salve amici! Il 4 febbraio 1969 effettuò l'ultimo volo il bombardiere più veloce del mondo. Nessun missile o razzo è mai stato caricato a bordo di questo aereo, ma nonostante ciò ha lasciato un'impronta molto importante nella storia dell'aviazione. Ecco a voi il bombardiere strategico dell'azienda North American chiamato XB-70 Valkyrie, dalla potenza di 60 megaton, capace di consegnare bombe nucleari a velocità impressionanti in qualsiasi punto del mondo. Gli anni 50 e 60 sono stati davvero il periodo d'oro dell'aviazione a reazione. Nella metà degli anni 40, i bombardieri e gli aerei da caccia a pistone potevano volare a una velocità di 700 km orari, ma solo un decennio più tardi, aerei sperimentali potevano già superare di 3 volte la velocità del suono. E nella metà degli anni 60 sono comparsi velivoli per i quali tale velocità era di crociera. L'aereo da ricognizione supersonico Lockheed SR-71 è l'unico aereo di serie al mondo la cui velocità di crociera è 3 volte superiore alla velocità del suono. Nel 76, l'SR-71 Blackbird ha stabilito il record assoluto di velocità tra gli aerei pilotati, circa 3.500 km orari, e poteva conservare tale velocità per un'ora. Anche per il futuro bombardiere XB-70 questa caratteristica doveva diventare principale, e per diverse ore di fila. Ma a cosa serviva una velocità del genere? All'epoca si riteneva che questa velocità aiutasse a eludere la minaccia della difesa antiaerea del nemico. Nel 1955 furono avviate le ricerche del programma chiamato WS-110. 2 anni dopo aver definito i requisiti del futuro bombardiere, il comando dell'aeronautica annunciò che 2 aziende sarebbero entrate in competizione per la vittoria del concorso, l'onnipresente Boeing e la North American Aviation. Le caratteristiche dell'aereo si rivelarono fantascientifiche per l'epoca. Il bombardiere doveva avere una velocità di crociera di 3 volte superiore a quella del suono, volare a un'altezza di 20.000 metri e avere un'autonomia di volo di 15.000 km. Alla fine del 1957, l'azienda North American fu annunciata vincitrice del concorso. Al futuro bombardiere fu assegnato il codice B-70 e dopo 6 mesi ottenne il nome Valkyrie. Il livello di rischio tecnologico del progetto, a causa della grande quantità di soluzioni innovative, era elevatissimo. Va ricordato, per esempio, che la velocità richiesta era stata raggiunta solo 2 anni prima dell'annuncio del vincitore del concorso, e a un prezzo molto alto. Il pilota collaudatore Milburn Apt, nel settembre del 1956, per la prima volta aveva fatto volare l'aerorazzo Bell X-2 alla velocità record di 3.2 Mach. Ma dopo pochi minuti perse il controllo e morì in un incidente aereo. Il B-70 doveva essere 5 volte più lungo e 22 volte più pesante dell'aerorazzo sperimentale equipaggiato solo di un piccolo motore a reazione contro i 6 motori a turbogetto pesanti 2 tonnellate ognuno del bombardiere. Dopo diversi anni fu chiaro che i calcoli dei costruttori della North American erano sbagliati, ma questo avvenne in seguito in condizioni completamente diverse. Alla fine del 59 fu ufficialmente annunciato che il progetto diventava un programma di ricerca. Nei successivi 2 anni, la lotta per il B-70 si tenne negli uffici più importanti e divenne uno dei punti del programma elettorale presidenziale. La rinascita di Valkyrie fu supportata dal presidente Kennedy, che, tra l'altro, dopo essere salito al potere, la cancellò. Alla fine fu deciso di costruire solo 2 prototipi ai quali fu assegnato il codice XB-70. I motivi furono 2. I successi dei soldati delle truppe missilistiche da entrambe le parti dell'oceano e, come conseguenza, il cambio di dottrina dell'utilizzo militare dell'aviazione strategica. I test di successo dei missili balistici intercontinentali americani Atlas e Minuteman forzarono il comando militare del paese a modificare le priorità. In aggiunta a ciò, la Marina Militare ottenne sottomarini nucleari. Nonostante la cancellazione del programma e le difficoltà con i finanziamenti, la North American riuscì a costruire il primo prototipo nel maggio del 64. Il primo volo di Valkyrie avvenne il 21 settembre di quell'anno. L'aereo volò dall'aerodromo in cui era stato fabbricato nella cittadina di Palmdale alla base aerea di Edwards per ulteriori test.
fu costruito secondo lo schema aerodinamico a papera, con ala triangolare e piumaggio anteriore e posteriore a due chiglie trapezoidale. L'aliante dell'aereo si distingueva per le incredibili dimensioni. Era lungo circa 60 metri, l'apertura alare era di circa 30 e il peso massimo al decollo di 250 tonnellate. Nella sua struttura furono usate molte soluzioni tecniche che gli consentivano di effettuare voli lunghi a una velocità supersonica. Durante tali voli, l'aliante in alcuni punti si surriscaldava fino a 330 gradi Celsius. Per questo il rivestimento dell'ala, della fusoliera e di entrambe le chiglie era fatto di appositi pannelli a strati resistenti al calore formati da due lastre di acciaio inox. Nell'impianto di potenza dell'aliante vennero ampiamente utilizzate leghe di titanio. Un fatto interessante è che i costruttori di Valkyrie decisero di non usare affatto la rivettatura e l'assemblaggio della struttura dell'aereo avvenne principalmente tramite saldature. Un tratto originale della struttura erano i pannelli alari con le estremità inclinabili, che servivano ad aumentare la resistenza in viaggio e a diminuire la resistenza al bilanciamento. Durante il volo a velocità prossima a quella del suono, si inclinavano di 25 gradi e a velocità supersoniche fino a 65 gradi. Un'altra particolarità fu l'utilizzo delle onde d'urto che si formano durante i voli supersonici per creare ulteriore forza di sollevamento. Per questo, gli ingegneri progettarono un apposito cuneo fisso che si trovava davanti alla presa d'aria. Le onde d'urto create da questo cuneo a velocità supersoniche causavano la formazione di campi di aumentata pressione statica sotto l'ala. A questo punto venivano usate le estremità inclinabili dell'ala, dalle quali si riverberavano le onde d'urto, il che aumentava ancora di più la pressione sotto l'ala. L'impianto di potenza di XB-70 era formato da sei motori a turbogetto General Electric YJ-93, ognuno dei quali aveva un traino massimo di 13 tonnellate a forzatura del regime motore. Il carburante era situato in 11 serbatoi, che venivano arieggiati con l'azoto per evitare l'autocombustione dei vapori caldi. Sotto l'ala di Valkyrie fu situata un'enorme presa d'aria regolabile. Era divisa con un cuneo in due canali lunghi 24 metri, ognuno dei quali pompava aria per tre motori. Nel mezzo fu situata la sezione di carico in cui venivano collocate le munizioni atomiche, ma siccome il programma aveva solo lo stato di ricerca, invece degli armamenti, nella sezione fu collocata l'apparecchiatura di registrazione e anche un sistema automatico di gestione della presa d'aria. L'equipaggio era formato da due piloti. Sui bombardieri di serie si supponeva di aggiungere due operatori dei sistemi di bordo degli armamenti, da collocare nella sezione posteriore della cabina. Ogni membro dell'equipaggio si sistemava in una individuale capsula di salvataggio, che aveva un sistema autonomo di erogazione di ossigeno e in caso di emergenza veniva pressurizzata con due ante. Si supponeva che l'equipaggio potesse essere catapultato fuori dal velivolo anche a una velocità tre volte superiore a quella del suono. Nella cabina dei piloti si manteneva la pressione atmosferica come nei tipici aerei di linea. Una soluzione ingegneristica originale per l'epoca fu il vetro frontale mobile della cabina di pilotaggio. In volo a velocità basse, in fase di decollo e atterraggio, il pannello superiore della parte anteriore della fusoliera si abbassava, garantendo ai piloti una visuale adeguata, e a velocità supersonica si alzava. I test di volo di XB-70 iniziarono nel settembre del 64 e proseguirono per i successivi 4 anni. Nella prima fase, gli ingegneri della North American lavorarono secondo il loro programma, ma nel novembre del 66 ai lavori di ricerca si aggiunse la NASA. I 4 anni di test furono tutt'altro che noiosi. Ci fu di tutto, gioia per i successi e delusione per gli insuccessi e le perdite. Le avventure iniziarono subito nel primo volo di prova, quando durante la rimozione del carrello d'atterraggio la colonnina anteriore si retrasse a dovere, mentre le due principali solo a metà. I piloti dovettero abbassare il carrello di nuovo e diminuire il tempo pianificato di volo. Al contatto della pista di atterraggio della base aerea di Edwards risultò che i freni della parte sinistra si erano bloccati e gli pneumatici surriscaldati. Nei test successivi, il sistema di abbassamento del carrello d'atterraggio si fece notare molte volte.
In un volo avvenne la storia nota come una graffetta da 39 centesimi salva un aereo da 750 milioni di dollari. Poco dopo il decollo, non si ritrasse completamente la parte anteriore del carrello d'atterraggio e i tentativi di abbassarlo di nuovo con l'aiuto del sistema idraulico furono fallimentari. Mentre l'aereo ruotava nel cielo sulla base aerea, gli ingegneri a terra cercavano una soluzione al problema. Far atterrare Valkyrie senza il sostegno anteriore in sicurezza era impossibile. Gli ingegneri allora proposero ai piloti di chiudere il circuito nel cruscotto con i congegni di sicurezza. Uno dei piloti trovò nel suo portafogli una graffetta per carte e con il suo aiuto chiuse il circuito. Il sistema di riserva funzionò e il sostegno anteriore si abbassò. Valkyrie aveva anche problemi di integrità per quanto riguarda il rivestimento dell'aliante. Con un'elevata pressione e velocità si sganciavano pezzi di fogli metallici. L'incidente più serio legato a questo problema avvenne durante il 12° volo del primo prototipo, quando a Mach 2.5 si staccò un piccolo pezzo della parte anteriore dell'ala. I detriti finirono nella presa d'aria e misero fuori uso 4 motori. L'atterraggio andò a buon fine, ma si dovettero sostituire tutti e 6 i motori. L'evento negativo più famoso legato a Valkyrie è la catastrofe del secondo volo del prototipo dell'8 giugno del 66. 5 aerei formarono un cuneo per girare un video su ordine della General Electric, i cui motori erano a bordo di ognuno di essi. Il video stava per terminare, quando all'improvviso l'aereo da caccia Lockheed F-104, che volava alla destra di Valkyrie, urtò con la sua ala l'estremità dell'ala del bombardiere. Poi si capovolse, tagliando nel passaggio entrambe le chiglie del bombardiere, e infine esplose. Valkyrie continuò a volare in maniera rettilinea per alcuni secondi, poi iniziò a girare su se stessa e si schiantò. Carl Cross, il secondo pilota, morì, ed Al White, il comandante dell'aereo, riuscì a catapultarsi. Restò vivo con gravi ferite e non volò più su XB-70. Anche Joseph Walker, pilota e ricercatore della NASA, all'epoca famoso per aver volato con l'aerorazzo sperimentale X-15 fino all'altezza record di circa 108 km, morì. La distruzione del secondo prototipo di XB-70 fu un duro colpo al programma, poiché tutti i voli ad elevate velocità dovevano essere effettuati proprio con questo modello. Nella struttura del secondo aereo furono inseriti molti miglioramenti e il velivolo si rivelò comunque utile. Subito dopo la storia della graffetta, avvenne un famoso volo che confermò le caratteristiche inserite dagli ingegneri. Tra il 66 e il 68, la NASA continuò le ricerche sul primo aereo. In totale, entrambi i Valkyrie effettuarono 129 voli. Il 4 febbraio del 69, l'unico XB-70 rimasto intatto volò nella base di Wright-Patterson, dove si trova ancora oggi nel Museo Nazionale dell'Aviazione Statunitense. Con questo è tutto, amici. Lasciate un like se il video è stato interessante, scrivete un commento e a presto!